Appuntamento toscano all'autodromo del Mugello per la SEAT Cupra Cup, la spettacolare serie monomarca organizzata da SEAT Motorsport Italia e riservata alle frizzanti Ibiza, che hanno animato due imprevedibili ed appassionanti gare da 50 minuti ciascuna. In gara, come spesso avviene nel mondo SEAT, anche ospiti non professionisti, che hanno comunque molta dimestichezza con le competizioni, come l'ottimo attore e sempre più abile pilota Ettore Bassi. L'apprezzato interprete di numerosi film di successo non è alla prima esperienza con le divertenti SEAT e anche al Mugello ha fatto egregiamente la sua parte, naturalmente lasciando le sfide di vertice ai protagonisti del monomarca. Gli occupanti del podio nelle due gare straripanti di emozioni si sono soltanto scambiati le posizioni d'arrivo, anche se nulla è stato scontato per tutta la durata. In gara 1 il giovane finlandese Aku Pellinen è scattato dalla pole position e con la grinta che lo contraddistingue è riuscito a contenere gli attacchi di agguerriti avversari. Rientrato ai box per il cambio pilota, Pellinen ha consegnato l'Ibiza allo svizzero Franco Nespoli, che ha rimontato e ha riconquistato il comando delle operazioni. Un perfetto lavoro d'equipaggio che ha portato alla vittoria il duo BD Racing. Sì, effettivamente è arrivata una gara che è stata difficile comunque conquistare, perché i problemi che ha vissuto Aku io li ho avuti accentuati, proprio dettato dal fatto che la macchina comunque tutto saliva, temperature e quant'altro, freni che si usavano, per cui questo è un risultato che secondo me vale doppio anche perché comunque con Aku facciamo un lavoro assieme. Un grande weekend per il milanese Roberto Ferri, che in gara 1 è scattato dalla nona posizione in griglia e con caparbietà e grande abilità ha risalito la corrente fino al terzo posto. Poi ha messo nel mirino anche la seconda posizione e ha portato il suo affondo al quinto giro sul concittadino Alberto Bassi, anche lui in grande stato di forma. Ferri ha così tagliato il traguardo in seconda posizione e con ottime prestazioni sul giro. E sì, secondo me andavo più forte io di questo svizzero. Bravo, terribile. Però mi mancava il dritto e quindi io non sono uno che butta fuori le persone, quindi ho provato in tutti i modi, ma lui è bravo, si difende, quindi così, però dal nono va bene. Terza piazza per Alberto Bassi in un weekend molto positivo per lui, dove ha messo a frutto molta dell'esperienza maturata nel monomarca. Bassi è partito dalla terza posizione, è salito in seconda fino all'arrivo di Ferri, ma ha ben difeso il podio, dove è salito con pieno merito sul terzo gradino. Sì, ci siamo divertiti, a me è mancato qualcosina per stare davanti a loro, ci ho provato fino alla fine, però c'era proprio quel decimo in più che avevano e non sono riuscito poi ad attaccarli all'ultimo giro. Molti contrasti duri e ravvicinati, come quello tra Kazarin e Mario Bertagni, con il russo che è finito sulla sabbia, mentre Bertagni è riuscito a portarsi fin sotto il podio davanti alla brava Carlotta Fedeli, la romana che ha rimontato dalla settima posizione e con una buona gara ha respinto ogni attacco rinsaldando la sua leadership tra le lady. In gara 2 griglia di partenza ottenuta invertendo le prime 8 posizioni d'arrivo di gara 1, così è Alessandra Torresani a partire in pole con tutta l'emozione del caso. Dopo il via un brivido quando la pole lady alla curva Materassi fa un'escursione sulla sabbia e passa in mezzo al gruppo di inseguitori. Il russo Krichevski passa temporaneamente al comando seguito da Rodio e dal subito minaccioso Alberto Bassi. Ottima gara per la Fedeli che al terzo giro si porta anche in posizione da podio. Un nuovo testa a testa tra Kazarin e Bertagni porta in entrambi sulla sabbia con conseguente fine anticipata della corsa. Dopo le soste obbligatorie ai box per il cambio pilota, la corsa inizia a prendere forma con uno scatenato Bassi, che prende il comando a conferma dello stato di grazia raggiunto nel weekend. Ferri lo tallona in seconda posizione, seguito da Pellinen, che è subentrato a Nespoli in rimonta dall'ottavo posto al via. Nelle ultime battute Alberto Bassi si sente la vittoria in tasca e pensa solo a contenere eventuali attacchi di Ferri, che a sua volta non molla. In vista del traguardo, una penalità per Bassi cambia tutto. Il milanese ha un vantaggio sufficiente anche ad assorbire il tempo inflitto, ma all'ultima curva, certo della vittoria, rallenta e quei 949 millesimi di secondo lo privano della gioia della vittoria, che va nelle mani di un entusiasta Ferri, ora nuovo leader della Castrol Cupra Cup. Terzi sul podio, Aku Pellinen e Franco Nespoli, che si è portato a sole 3 lunghezze dal nuovo leader Ferri. Bassi è ora quarto dietro al giovane finnico Pellinen. No, va bene, sono due weekend così, primo secondo, quindi va bene, se andiamo avanti così, l'importante è stare davanti ad Aku, così prendo anche un po' di vantaggio nella classifica. Bene, mi spiace per Alberto, però è così.
Sotto al podio ha chiuso una buona gara Vasilij Krišajevskij, che è stato al comando nelle battute iniziali, poi ceduto al connazionale Kazarin e dopo le soste ai box ha mantenuto la quarta piazza fino alla bandiera a scacchi. Ancora un ottimo quinto posto per la incisiva e convincente Carlotta Fedeli, saldamente in testa alla classifica rosa.